Ciao a tutti i ragazzi dell'elettronica che non ti serve. Dato che non riesco a dormire perché mi girano le palle come le eliche del Titanic, video che non c'entra assolutamente un cazzo con il canale, se così si può definire, insomma, canalino. Risoluzione del cubo di Rubik for Dummies, quindi per idioti deficienti decelebrati come me. Una volta avevo una passione per questo oggetto famoso negli anni 80, essendo io degli anni 70 invece, e quindi ho comprato dei libri, ho studiato, ho scoperto che bisognava essere come minimo dei nerd di merda per riuscire a risolverlo, perché bisogna imparare per risolverlo nei tempi da record, quindi 5 secondi che occorrono a quel l'australiano di merda, non so come si chiama per farlo, lo potete vedere su YouTube. Ci sono circa 130-180 algoritmi da imparare a memoria per risolverlo in un tempo al di sotto dei 30 secondi, però lo si può risolvere tranquillamente in un minuto e mezzo, massimo due, con la semplice memorizzazione di 3/4 algoritmi che vado ad insegnarvi. Allora, ci sono tre strati. Il metodo che vi insegno io è quello a strati, appunto, che è chiamato anche metodo per deficienti. Molto 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 semplice. Quindi si completa prima una croce sullo strato. Noi prendiamo lo strato, noi prendiamo la faccia bianca, completiamo prima questa, quindi la faccia gialla sarà quella che sta sotto. Stavo dicendo, prima si fa la croce. Poi si mettono gli angoli della prima parte, poi si completa con un algoritmo tutto il livello intermedio, e poi si completa con due o tre algoritmi la parte finale, quindi il primo piano. Per quello che riguarda il terzo piano è molto semplice. Per poter creare la croce bisogna semplicemente andare a vedere il colore di un cubo con il colore della faccia in alto, quindi a questo punto per esempio il bianco che è la faccia in alto più il rosso, e si va a cercare il corrispondente colore sul lato del cubo stesso. Quindi per esempio il rosso va qua, vuol dire che io, trovando il rosso e il bianco, lo devo spostare qua. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che lo sposto sotto. Questo non c'è bisogno di un algoritmo, basta semplicemente un po' di pratica. Poi per farlo andare a questo posto faccio questo movimento che mi permette di portarlo su, quasi come fosse andarlo a prendere, insomma, così come fosse un videogioco. Mi pare che ci fosse un videogioco per il Dreamcast che si chiamava Trix, qualcosa di simile, dove bisognava fare questa cazzata. Facciamo lo stesso modo per tutti gli altri lati. Quindi il blu deve andare dove c'è il blu, quindi vuol dire che io devo spostare questo lì, quindi me lo porto sotto, come sempre, trascino il blu da questa parte, faccio la stessa manovra di prima, quindi lo sposto leggermente sulla destra, giù quello centrale, di nuovo a posto, e quindi ne ho già fermati due. Poi l'arancione deve andare qua. Qui è molto semplice, perché essendo già orientato il bianco rispetto all'arancione, basta girare, paf, e ho già fatto il terzo braccio della croce. Lo stesso di casi non è assolutamente vero. Il verde me lo porto giù e lo sposto per poterlo manovrare senza spostare questa parte qua, e poi lo porto dove c'è il verde con lo stesso movimento di prima. Lo stesso di casi per i cubi d'angolo del terzo piano. Normalmente devono essere spostati da sinistra verso destra se c'è il bianco che vi guarda in faccia, e da destra verso sinistra se c'è il bianco invece che guarda dall'altra parte. In questo caso guardi in faccia, questo è il verde, quindi lo sposto sulla sinistra, come vi dicevo prima, tiro giù un lato per andarla a prendere e lo riporto su ed è a posto. Peccato che abbia sbagliato il colore. Quindi lo devo mettere dall'altra parte. Adesso vi faccio vedere. Quindi questo però non c'è bisogno di algoritmi. Questo, ripeto, è una cosa che ci passate sopra 30 secondi ci passate sopra 30 secondi e viene via. Allora, qui il blu con il blu, quindi lo porto qua e poi lo tiro su. Lo stesso per il verde con l'arancione, quindi faccio così e lo porto su, e poi il rosso con il verde, che è l'ultimo che rimane, però questa è sbagliata, quindi sarebbe questo, quindi mi rimane solo più questo, che invece lo faccio al contrario. Allora, adesso iniziano i cazzi. Finito il terzo piano,
iniziano i cazzi. Allora, innanzitutto bisogna cercare, innanzitutto mettiamo a pari di modo da formare delle piccole T con il primo piano e poi quello centrale. Bisogna spostare i cubi della base sul secondo piano, quindi i cubi del primo piano sul secondo piano, stiamo parlando chiaramente degli spigoli, perché avendo fatto la croce, poi avendo fatto gli spigoli del terzo piano ed avendoli allineati con il centrale, che chiaramente non cambia mai, rimangono sempre nella stessa posizione corrispondenti dei colori, è ovvio che non ci siano problematiche. Quindi l'unica problematica c'è con gli angoli. Allora, noi dobbiamo mettere ad esempio il rosso e verde, dobbiamo metterlo qua rosso e verde. Allora, l'algoritmo è il seguente: se devo spostare un cubo sulla sinistra o sulla destra, l'algoritmo è lo stesso, solo è capovolto. Allora, adesso devo spostarlo da qua dal primo piano al secondo piano a sinistra, quindi sposto il primo piano in senso opposto a quello dove deve andare il cubo e poi faccio giù, destra, su, sinistra, sposto così per la restante parte del cubo, tiro su la parte dove deve andare, vedete che è già andato, e rimetto a posto il cubo. E così è andato. E faccio lo stesso, che sia in un senso o nell'altro, anche per gli altri lati. Quindi questo per esempio deve andare qua, quindi a sinistra, giù, a destra, su, ritorno, sposto questa parte del cubo, ritorno e ritorno. Questo è il primo algoritmo che vi serve. Lo stesso, mettiamo il blu deve andare qua dove c'è il rosso, vedete? Quindi sposto dall'altra parte, adesso mi stanno capitando tutti a sinistra, ma ve ne faccio vedere anche uno sulla destra, sposto giù, sinistra, così, sposto gli altri due, tiro su e rimetto a posto. Ora ce ne rimane solo più uno, che è il rosso di nuovo a sinistra, comunque poi dopo il resto sarà a destra. Per spostare questo cubo d'angolo in quest'angolo qua a sinistra, di nuovo primo piano lo sposto a destra di un giro, ok, poi tiro giù la parte left, quindi sinistra di uno, di nuovo a destra di un giro e ritiro sul left e ritiro a sinistra al primo piano, quindi ritorno, poi afferro tutti e due i secondi strati, quindi il secondo e il terzo strato, chiaramente guardandoli in faccia, li sposto sulla destra, chiaramente se funziona, tiro su il left, quindi la parte di sinistra, e risistemo il cubo. Quindi l'unico che mi manca è, speriamo, uno sulla destra, se non può che essere così. Questo deve andare chiaramente sulla destra, quindi facciamo la manovra esattamente opposta, quindi sinistra, è così, e questo è fatto. Ora, che abbiamo fatto il primo e il secondo, scusate, il secondo e il terzo piano, bisogna fare il primo piano, che è quello decisamente più complesso, più che altro perché si possono utilizzare. Io cercherò di insegnarvelo solo con altri due, massimo tre algoritmi, però potrebbero volercene di più. Allora, possono verificarsi diversi casi. La situazione nella quale voi dovete arrivare è avere, come succede in questo caso, di avere innanzitutto gli angoli tutti quanti orientati ed eventualmente anche posizionati. Allora, questo è orientato e posizionato, questo non è orientato né posizionato, questo è orientato e posizionato e questo è orientato, non è orientato e non è posizionato. Quindi bisogna scambiare questo con questo, questo con questo e ritorno. Allora, come si fa a scambiare i cubi? Per esempio, se voglio scambiare diciamo che io voglia scambiare questi due, bisogna fare semplicemente la manovra che vi ho fatto vedere prima su questa parte qua. Quindi la manovra che vi ho fatto vedere prima, se ve l'ho fatto vedere, sì, è come se ve l'ho fatto vedere, perché è quella che serve per spostare i cubi. La stessa manovra sul lato dove ci sono i cubi da scambiare, quindi vado giù a sinistra, torno su destra, ripristino il cubo, così e così. Ora, i cubi sono invertiti, come potete vedere, spero esattamente che sono invertiti, tant'è vero che adesso ho questo che è posizionato esattamente, questo qua. Ora bisogna chiaramente risistemare
questo, quindi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima, con la differenza che per non spostare di nuovo i cubi, al posto che muove la destra, muoviamo nella stessa direzione in cui il cubo deve andare, e facciamo la manovra che vi ho fatto vedere prima due volte, quindi destra, ancora una volta, con la telecamera in mezzo è una vera difficoltà. Perfetto, poi allora, quindi questo è posizionato non orientato, questo è posizionato orientato, come vedete ci sono questi due che devono essere scambiati, che non sono né posizionati, sono alla, come si dice in gergo, la cazzo di cane. Quindi faccio la manovra su questi due, quindi sposto sinistra destra così, tiro su e ricombino il cubo. Quindi bisogna sempre mettere a posto questo, quindi questo deve andare qua, stessa manovra di prima, lo sposto nella stessa direzione per evitare che si cambino gli angoli, poi faccio due volte il primo algoritmo, la prima manovra che vi ho fatto vedere, così e poi così, poi ancora una volta, così, così, così e così. Ok, adesso i cubi sono tutti dovrebbero essere tutti o orientati e posizionati o semplicemente posizionati. Questo è posizionato rosso, blu e giallo, che è la base. Questo è posizionato addirittura orientato, questo è solamente posizionato e questo è posizionato orientato. Allora, questa è una delle parti più difficili, perché in realtà per riuscire a posizionare, a orientare tutti quanti gli angoli, dovremmo avere solamente un angolo orientato, invece qua ne abbiamo due che sono opposti, quindi dobbiamo fare un algoritmo per fare in modo che ne rimanga solamente uno. Allora, l'algoritmo è il seguente, il secondo algoritmo che vi insegno, potete farlo da una parte o dall'altra, sempre dove c'è il cubo che volete scombinare o, come vi dirò dopo, anche riordinare. Quindi il secondo algoritmo è giù, right, in questo caso sinistra, su, sinistra, giù di nuovo right, sinistra, sinistra. Vedete che avete fatto la manovra giusta quando compare tutto il colore del terzo piano, perfetto. Poi andiamo a risistemare rosso e verde, perfetto. Adesso, come vedete, l'unico che rimane orientato è questo. Ora che avete un solo angolo orientato, posizionato e orientato, potete fare la stessa manovra che vi ho fatto vedere io, però sulla parte o sinistra o destra dove compare in fondo il colore della base. In questo caso non compare a destra ma compare solamente a sinistra, quindi facciamo il secondo algoritmo che vi ho fatto vedere partendo dalla sinistra, quindi così, uno, giro, di nuovo giro, pam pam pam, e infatti i cubi sono tutti posizionati e orientati. Tutto questo con due algoritmi, senza andarvi a studiare il cazzo e il mazzo, vi assicuro che funziona sempre. Terzo ed ultimo algoritmo, perché vedo che ci, non è vero, diciamo sì, diciamo come combinazione di algoritmi, poi non è vero. Comunque, terzo algoritmo, come girare i cubi quando sono a 90 gradi l'uno con l'altro, cioè come fare in modo che il colore della base, che è su un lato o su un altro, vada al di sotto, quindi vada insieme agli altri. In questo caso abbiamo giallo di qua e giallo di qua, sono a 90 gradi e dovrebbero stare sotto, esattamente poi come sugli altri lati. Facciamo in una alla volta. Allora, lasciando quello di sinistra, uno vi guarda in front, l'altro a sinistra, facciamo una manovra particolare, che è il secondo algoritmo che vi ho insegnato con una variante. 1, 2, facciamo un secondo algoritmo, 3, 4. Poi, questo è il lato su cui abbiamo lavorato, ora bisogna lavorare su quello che è in fronte a voi. Per non sbagliarvi, ora avete lavorato con la sinistra, lavorate con la destra. Quindi girate e fate lo stesso dall'altra parte. E sempre lo stesso algoritmo, però semplicemente cambiate mani. E come vedete... Ah sì, ho sbagliato, scusate tutto io, non importa, adesso sì, li ho girati in realtà, ma li ho girati in modo sbagliato, rifacciamolo, questo deve andare sotto, questo deve andare sotto, quindi di nuovo ho sbagliato l'algoritmo, scusatemi, quello serve per riordinare, perché no, tutta un'altra cosa. L'algoritmo corretto per fare questa operazione è il seguente, quindi è il terzo algoritmo, e poi non ve ne insegno più, giuro, non ve ne servo più un cazzo. L'algoritmo per mettere le facce al di sotto quando fai gli angoli di 90 gradi è il seguente: centrale, su,
giro di 1, centrale giù, giro di 2, centrale su di nuovo, giro di 1, e come vedete si sono girate. Lasciate stare che adesso non combacino con le facce. Rifaccio la stessa cosa per queste due facce, quindi di nuovo di 1, girato, 2, 1, e voilà, e questo è a posto. Poi vi prendevo per il culo, questo è il terzo algoritmo, ve ne insegno anche un quarto che però è una combinazione, quello che vi ho fatto vedere prima sbagliandomi, perché in realtà io volevo già riordinare i cubi però non ce l'ho fatta. A seconda che siano in senso orario o antiorario potete riordinare questi. In questo caso il verde deve andare a destra, il rosso deve andare a destra e il l'arancione deve andare a sinistra, però in realtà alla sua destra, quindi movimento circolare in questo senso, quindi orario. Se fossi antiorario faremo la stessa mossa però al contrario. La mossa è la il secondo algoritmo che vi ho insegnato, per due con il cambio di mano, quindi a seconda se dovete fare in senso orario muovete dalla parte sinistra così, quindi avete lavorato su questa parte, lo dovete lavorare su questa, quindi cambiate mano, 1, 2, e voilà, tutto perfetto, finito. Vi posso assicurare con questi tre algoritmi che vi ho insegnato potete risolvere qualunque cubo di Rubik con un po' di allenamento in molto meno di 2 minuti, senza bisogno di imparare gli altri 300 che servono. Croce inizialmente, angoli, primo algoritmo per piazzare gli angoli da dal primo piano al secondo piano, secondo algoritmo per riorganizzare gli angoli partendo da uno in particolare, e combinazione di vari algoritmi per fare tutto il resto. Scusate, video totalmente inutile. Ciao!